Ok, siamo in diretta Twitch, ragazzi. Siamo live, eh? Siamo live, adesso partiremo anche su Spreaker. Così, diretto. Fabio, che voce narrante, interessantissima. Amici sportivi di Game Over, è il primo annuncio su Twitch, una novità che qui al Pertini Radio è stata introdotta la scorsa settimana proprio grazie ad Andrea, che ho il piacere di avere oggi qui in studio. Un piacere anche per me, un poi piacere. Ci racconterai proprio un po' nei dettagli questa importante novità. Sì, sì. Dopo. Per la nostra radio. E c'è collegato anche il nostro caro Francesco, direttamente dallo Sheraton, dall'hotel in cui sta andando in scena l'ultima ora di calciomercato, gli ultimi 50 minuti di questo calciomercato che Andrea ha regalato già diversi colpi, alcuni forse più inaspettati di altri. So che ne avevi già parlato venerdì nel tuo calcio club. Sì, perché è stata proprio una settimana improvvisa, perché sono arrivati uno dopo l'altro da più o meno tutte le principali squadre. Quindi vedremo se oggi si sorprenderanno ancora con di nuovo. Qualche ultimo poi colpettino. Sì, ma poi è l'atmosfera che probabilmente anche farà sta respirando in hotel lì allo Sheraton. Sarà sicuramente elettrizzante, vero? Allora, l'abbiamo già introdotto, quindi Fabio ti ringrazio per l'introduzione, ti ringrazio della regia, di questa doppia regia. Ti chiedo se riesci a metterci magari in contatto con Fra, così cerchiamo di capire che aria si respira lì a Milano. Lui è in giro, ha detto che prima era a fianco al Penguin. Non so se hai presente chi sia il Penguin. Sì, purtroppo sì. Infatti gli ho chiesto, cacchio, fallo intervenire che ci dà le dritte per un'importante ludopatia. Esatto. Abbiamo tutti questa malattia. Però in realtà poi ci stava anche dicendo, poi ce lo racconterà prima, che Carnevali, il direttore sportivo del Sassuolo, è rimasto nella stanza dedicata agli incontri con le altre società per un buon 3 ore. Ha detto Fra che hanno chiuso Lucca, quindi hanno già trovato a quanto pare il sostituto di Scamacca, evidentemente per giugno, non per adesso. Però Fabio, tu ti stai collegando con... Sì, allora stiamo sperimentando questa siamo collegati con Fra, quando mi date l'ok lo... Ah, allora sì, coinvolgiamolo vai. E poi andiamo ad analizzare un po' questi colpi. Fra, mi senti? Ci siamo, voi mi sentite? Sì. Sì, forse un pochino basso. Forse un po' basso per i nostri Twitch spettatori, si dice. Sì, vabbè, ma pian piano queste sono le prime dirette, capito? Esatto. È già un miracolo che siamo riusciti a fare questa cosa qua. Posso fare una cosa che sogno da quando mi hanno detto che avevamo Twitch? Cosa vuoi fare? Mi dissocio. Ti dissoci? Vuoi iniziare a dissociarti? Mi dissocio. Fra invece si associa tantissimo a tutte le persone che sono lì. Senti il telefono che squilla. Come freme. Esatto. Fra, ci racconti un po' che clima c'è lì? C'è un traffico incredibile tra procuratori, giovani giocatori. Ecco, c'era un traffico incredibile. C'era. L'hanno preso. Eccolo. Mamma mia, sta andando un po' a scatti, sì. Sì. Fra, ti sentiamo e vediamo un pochino a scatti. È bello della diretta. Sì, problemi di collegamento. Okay, anche tornato. Questo sognavo di dirlo. Ma è un po' come quando vai a San Siro, che ci sono 80.000 persone connesse. Sì, all'intervallo tu vuoi vedere? È impossibile utilizzare il telefono a San Siro. All'intervallo probabilmente ha lo stesso problema, anche perché probabilmente lì tutti stanno usando il telefonino inviare. Esatto. Una volta si lanciavano i fogli sopra la porta. Bello, bellissimo. Sì, che si ricorda. Sì, per Milito. Eccomi. Ma anche altri casini che poi racconteremo magari. Ecco, Fra, che aria si respira? A parte il traffico e i problemi di connessione, perché Andre diceva sono tutti collegati col cellulare. Sì. È un continuo drin di telefonini che non si ferma un secondo. Siamo qui, infatti... Ci sono tantissime persone, come ho detto prima, ci sono procuratori, giovani calciatori, star del web, come ho detto prima, il Penguin. E caro Nicolò, ti devo correggere perché Lucca è saltato. Ah. Però le parole di Carnevali su Scamacca sono state, diciamo, dolci nei confronti dell'Inter, perché appunto ha detto che l'Inter è stata brava a inserirsi prima rispetto ad altri club. Ci sono state tantissime richieste dall'estero, ma che per il momento appunto non sono state nemmeno prese in considerazione. Vabbè, per il momento però nasconde tanto. Ma come mai è saltato Lucca? Hai avuto modo di capirlo? Perché il Pisa non se ne vuole separare? No,
Però mi hanno detto che stavo parlando con una persona e mi hanno detto che in questo momento è molto arrabbiata. Ha detto: se vedi carnevali, stai alla larga perché è molto arrabbiata. Si vede, magari Probabilmente una pensava di averlo decisione. chiuso, sì. Eh sì, magari una decisione del Pisa che ha deciso di tenere di fatto il suo Sì. bomber. Ma poi secondo me è anche una questione di incongruenze che si sono create nei confronti proprio del giocatore, perché tu hai iniziato questa stagione spacciando Luca come il prossimo attaccante titolare della nazionale, adesso sta facendo meno bene di prima, sta giocando meno, sta facendo meno gol e Mi sembra quindi... che non segni da novembre. Esatto, e quindi Sì. dove sta il valore di Luca? Cioè, che valore gli dai? Probabilmente l'incongruenza che c'è fra Carnevali e fra i direttori sportivi del Pisa sta in questo. Sì, che Presumo poi che sia in se ti questo. ricordi, se vi ricordate, si erano già fatti i nomi del Milan e di tutto quanto per Luca Sì. tra settembre e novembre, Ma poi appunto. potenzialmente è un attaccante che potrebbe anche arrivare a quei livelli lì. Ha dimostrato di avere talento, di avere tante caratteristiche da attaccante di top club. Però poi ci stanno i momenti, in un ragazzo di 19 anni ci sta che abbia dei momenti di difficoltà. Sono le prime stagioni da professionista, dopo tutto. Fra, sei Beh, d'accordo? ma soprattutto anche perché secondo me magari Carnevale parlava appunto attualmente del mercato di gennaio, poi a giugno è tutta un'altra storia. È vero, cioè come fai a privarti di uno così? E poi anche il discorso legato a Scamacca che facevi poco fa, cioè come fai come Sassuola a dare via Scamacca adesso? A parte che non avrebbe No, ma senso adesso per l'Inter infatti, neanche. una volta che hai preso Caicedo in prestito per 5 mesi, io credo Esatto. proprio che Scamacca possa arrivare, ma non adesso. Sì, A non è una priorità. giugno, si riaprirà tutta un'altra partita. Sì. Poi io ho tutta la mia teoria su Scamacca e non sono mai stato il suo più grande estimatore, riconosco il talento, un pochino meno la testa, Questo che verissimo. Però deve i numeri raddrizzarsi. quest'anno sono dalla sua parte Sì, è perché ha già vero, buttato dentro 9 palloni in è poco più di un girone e qualche partita, vero. Certo. ecco. Certamente. Fra, poi cos'altro hai da raccontarci per il momento da lì? Tra poco vi farò fare un giro, diciamo, verso anche la chiusura, vi farò vedere la chiusura delle porte del calciomercato. Farò un giro, vi mostrerò com'è l'hotel, è proprio un ambiente dove, vi giuro, ogni 3 minuti squilla un telefono, è quasi impossibile parlare, sto praticamente urlando. Ho trovato l'unico tavolino disponibile per fortuna, mi sono messo qui attendendo, diciamo, novità. Urla, Vedo grida, che continuano le squarciagola, vai anche. impertini radio. Se hai coraggio, dai. No, Esatto. scherzo. Non ti chiederemo di Se andare a anche chiudere le impertini porte via come vai. fanno altri, però sarebbe carino. C'è anche un continuo via vai di ex calciatori, ho visto prima Simone Pepe, ad esempio. Ah, grande Simone Pepe. Adesso fa il direttore sportivo anche lui. È comunque entrato in, non mi ricordo in che società, Sì, però comunque. ce ne sono parecchi, ma poi secondo me anche interessanti. Immagino tu abbia visto anche dei procuratori, so se, che ci sono anche i big players, logicamente, che sono lì, no? Sì, per ora in questo momento ho visto anche membri dello staff del Leeds United, erano tutti vestiti con le tute del Leeds United, quindi probabilmente chi lo sa, qualche colpo last minute anche collegato all'Italia. Eh sì, secondo me poi è cambiato sicuramente il mercato negli ultimi anni perché uno va a fare il colpo dell'ultimo minuto, ma magari lo invia via mail. Quindi non Sì, c'è è più il vero. lancio del foglio della busta sopra la porta. Bello, quei momenti romantici. Esatto, però sai, mi ha Come sempre... con Milito al Genoa. Esatto, quello che dicevamo prima, però mi ha sempre affascinato l'ultimo giorno di mercato perché c'è tantissima tattica. Nell'ultimo giorno di mercato, perché ridursi all'ultimo giorno? Questo è Cioè, verissimo, capito? sì. Perché? Perché Come quando alle tu. superiori studiavi tutto all'ultimo giorno prima della verifica Esatto, più o e poi meno. andava male, per cui i colpi dell'ultimo giorno. Eh sì, no, secondo me è affascinante perché tu vai a giocare di tattica, quindi è un po' come anche d'estate lo stesso discorso.
c'è una squadra che deve vendere un giocatore, ma magari non lo vuole svendere. Quindi la squadra che lo vuole prendere si riduce all'ultimo della serie, o me lo dai oppure sì, te lo devi tenere in squadra fino alla prossima sessione. E quindi si gioca tutto proprio negli ultimi secondi. Cioè, per quello che mi ha sempre affascinato, no? Sì, ricordiamo che il calciomercato chiude alle 8, quindi tra 31 minuti. Fra l'ultima domanda, poi ti lasciamo un attimo libero di programmare il tuo giro, magari andiamo con una canzone. Si vive l'attesa delle 8 manco fosse Capodanno? Questo io me lo so sempre chiesto, cioè a Capodanno tutti lì ad aspettare la mezzanotte, lì com'è? Allora, al momento dove sono io, che diciamo un po' nella hall principale, sembra che sia più un clima di festa, perché ho davanti 5-6 procuratori che in questo momento sono intervistati, che stanno sorseggiando uno spritz bevendo delle olive. Quindi dovevamo fare, quindi, il procuratore, diciamo, esatto, secondo me quello che doveva essere dissocio, fatto, detto, è stato fatto. Fra la prossima sessione vengo io lì con te, lasciamo qua Nico onestamente, per lo spritz non sì però assolutamente, solo esclusivamente per lo spritz, oppure ci prendiamo un bello spritz anche noi qui nel nuovo bar del Pertini. Esatto e facciamo una diretta così. Ma oggi non è venerdì, non c'è la promo, vabbè, lo prendiamo lo stesso. Messaggia tutto, certo. Io il venerdì faccio calcio club, secondo te perché? Perché c'è il weekend di Serie A? No, perché c'è lo spritz a 3 euro, figurati. Va bene, Fra, ti lasciamo un attimo libero di programmare il giro, così portiamo i nostri ascoltatori, i nostri Twitch spettatori, un po' tutto. Adesso devo entrare nel nuovo gergo qui, questa novità del Pertini Radio. Andiamo con una canzone adesso, così per sgrassare, diciamo, e poi ritorniamo qui perché parliamo anche di Prosesto, perché qualche colpettino di mercato è arrivato anche dalla nostra Prosesto. Non anticipiamo nulla per il momento, un po' di musica.
Allora, Andre, credo che in questi ultimi 25 minuti del calciomercato ci sarà la telenovela Aubameyang Barcellona, perché il giocatore è sbarcato oggi pomeriggio a Barcellona, è in città per le visite e tutto quanto, ma il Barcellona credo che non riuscirà a ingaggiarlo per i noti problemi, cioè prima le uscite e poi gli ingressi. Per cui sì, si è fatto una bella gita a Barcellona, forse, Aubameyang. Sì, era successo una cosa simile, se non sbaglio, in Premier League con Odemwingie, si chiamava, mi ricordo, era un esterno sinistro che doveva firmare col QPR, si era presentato sotto la sede del QPR per provare a firmare all'ultimissimo giorno, cioè si era proprio andato in sede, ma loro non gli hanno aperto, a quanto pare. Sì, il problema del Barcellona è un problema che secondo me vedremo a breve anche in tanti altri campionati, quello di se si continuerà su questa linea, se i campionati e le leghe metteranno tetti salariari e cose del genere, tante squadre avranno questo problema, perché comunque il Barcellona i soldi ce li ha da spendere, semplicemente non può spenderli, cioè deve aspettare per svuotare uno slot a livello di stipendi per poter prendere Aubameyang. Poi io dirò la mia, non sarebbe neanche così male che saltasse, perché non credo che il Barcellona abbia bisogno di Aubameyang, però è il mio pensiero. Senti, e invece ti volevo chiedere, alla luce delle trattative che sono state ufficializzate oggi in uscita della Juve, quindi Kulusevski e Betancourt ufficiali al Tottenham, considerato l'investimento che il Tottenham potenzialmente potrebbe fare con le famose, ormai le conosciamo bene, obbligo di riscatto, sì, diritto di riscatto a determinate condizioni, la Juve rischierebbe seriamente di incassare 65 milioni, quindi quantomeno si sarebbero già pagati Vlahovic. Si sono pagati Vlahovic, sì. E la cifra del cartellino, perché poi c'è tutta l'operazione Monstre. No, sì, che alla fine in 5 anni vai a spendere 175 milioni per Vlahovic. Però ci sta, è un attaccante di 20 anni, potenzialmente uno dei più forti al mondo, quindi è un investimento sul futuro e ci sta. Però onestamente io logicamente non voglio essere in malafede, mai lo sarò, però mi sorprende che... Qua ti volevo. No, onestamente, ragazzi, valgono davvero tutti questi soldi? E aveva tutto questo bisogno il Tottenham di prendere questi giocatori? Forse sì. Magari qualcuno Kulusevski, in mezzo al campo, sì, perché... Io giustifico più Kulusevski per un semplice fatto. Conte già lo voleva all'Inter. In quel gennaio in cui la Juve di fatto ce l'aveva soffiato all'ultimo minuto, l'Inter poi si è comunque difesa più che bene. Conte già lo voleva, per cui... evidentemente ha spinto forte sull'acceleratore. Resta il fatto che secondo me 45 milioni sono tantissimi. Sì, l'ha rivenduto al prezzo che l'aveva acquistato. Però, e nonostante i grandi introiti economici che potrebbero arrivare da queste due vendite, alleggerisci sicuramente anche il monte ingaggi, quello è poco ma sicuro. Ma secondo me la Juventus un po' sbaglia con Kulusevski, nel senso, secondo me avrebbe avuto più senso aspettarlo, perché in questa stagione qua è una stagione che praticamente la Juventus un anno ha fatto, non gli è stata mai data la possibilità di giocare con continuità, di mostrare il suo valore. Parliamo di un esterno, di un giocatore comunque ancora molto molto giovane e che aveva dimostrato grandissimo talento al Parma, e l'ha comunque dimostrato secondo me a sprazzi, ma l'ha dimostrato la Juventus. In secondo più me... nell'anno dell'infortunio comunque grave di Chiesa, per cui sugli esterni, sì, io credo che a livello tattico ora sia chiaro che Dybala verrà allargato a sinistra. O verrà allargato, oppure si lavorerà magari più su un 4-3-1-2, probabilmente, quindi si giocherà con tre centrocampisti e potenzialmente Dybala dietro a Morata e Vlahovic, oppure si giocherà magari con un rombo e Dybala giocherà a fianco a Vlahovic. Io, come ho già detto nella puntata di venerdì di Calcio Club, Dybala esterno non lo vedo tanto. Anch'io. A meno che poi bisogna vedere anche l'esterno come te lo fa. Se alla fine ti rientra per parte dall'esterno per giocare sulla tre quarti, lasciando su quella fascia campo, che quando a campo tra l'altro lo usa molto bene Cuadrado, lasciandogliela a lui quello spazio, diventa un'ottima arma. Però non lo so, resta secondo me il dubbio di aver lasciato andare via Kulusevski troppo presto, secondo me. Va bene, sì, io credo anch'io così, soprattutto per un semplice fatto, mi trovo con un buco al fantacalcio. Ah, ecco, qua non che ci avessi speso, insomma,
non avessi fatto follie per lui, però c'ho un buco al fantacalcio. Però resta. È un po', mi resta l'amaro in bocca. Esatto, un buco che sia nel fantacalcio ma anche un po' nel cuore, capito? Perché sì, esatto. Quando perdi un giocatore del fantacalcio, sì, anche se è della così. Juve comunque va sempre così. Fabio, riusciamo a provare a collegarci con Fra, che ci porta nel cuore dell'albergo in cui albergo, come ci chiede un minuto, perché ha detto che è un po' c'è la um esatto. C'è un casino sì. E non riesce. Va bene, un minuto. Allora io ti chiedo una valutazione su come si è mosso il Milan, perché forse qualcuno se lo aspettava il colpo dell'ultimo giorno. Sai, ci sono sempre stati quei colpi dell'ultimo minuto che ti cambiano un po' un mercato totalmente silente negli ultimi anni. Anche l'Inter, così i tifosi un po' se lo sono sempre aspettati. L'Inter in questa sessione di mercato si è mossa nell'ultima settimana con l'arrivo di Gosens e Caicedo. Sì. Il Milan ha guardato in prospettiva, però forse una prospettiva troppo in là, cioè nel senso cede Pellegri per prendere un giovane talento serbo, però non, forse troppo acerbo per fare anche una bella rima per la Serie A e per essere comunque il vice Ibra o il vice vice Ibra, perché chiaramente c'è anche Giroud in mezzo. Come valuti a 20 minuti fatti, perché sì. Non credo che arrivi un fuoco d'artificio. Mo l'hai chiamato, 20... No. Adesso mi prendono Neymar nei prossimi 20 minuti. Io credo, parto dalla fine, secondo me come vice vice va bene. Cioè come vice di Giroud o vice di Ibrahimovic, Giroud ci sta Lazovic come terza punta, se giocando con una punta sola va anche bene, anche perché in quel ruolo ti può giocare anche Rebic, eventualmente in caso di emergenza anche Leao. Come ho già detto nella puntata di venerdì di Calcio Club, che chiedevo io a Federico Bollani, che salutiamo purtroppo per questioni lavorative non è riuscito a essere qua, però lui da tifoso milanista mi ha dato anche un parere più approfondito, e io penso che sebbene la politica di Elliot sia questa, e lo capisco, che il fatto che non può spendere più di quello che incassa, c'è bisogno di sostenibilità economica, però facendo così, facendo questo tipo di acquisti, tu non andrai mai a migliorare la squadra, perché se tu, come ho già detto venerdì, se tu prendi Salimakers 3 anni fa e lo paghi 5, lo rivendi dopo 3 anni a 30, per dire 30 milioni, sì. 20-30 milioni, poi cosa fai? Riprendi un altro come il Salimakers di 3 anni fa, oppure prendi un giocatore pronto e finito a 30 milioni, cioè la stessa cifra che hai speso, che ti mantiene il livello? Cioè fai passi avanti oppure fai un passo avanti e un passo indietro? Che forse è esattamente quello che contestano gli stessi tifosi del Milan a Maldini e alla società, perché poi di fatto al netto di tutte queste operazioni c'è da constatare il fatto che hai perso Donnarumma a zero, che hai perso Çalhanoğlu a zero dandolo ai tuoi rivali storici, e che rischi probabilmente concretamente di perdere anche che sia a zero, mentre le altre non sono state a guardare, perché l'Inter, così come il Milan, ha avuto la questione Brozovic per tutti questi primi 5 mesi del campionato, e ora sembra che Brozovic comunque sia un passo dal rinnovo, e qui spero di non gufarla. No, sì, adesso secondo me poi anche tu mi hai detto il fatto che l'Inter e anche la Juventus comunque si siano mossi in questa settimana, secondo me hanno tutte aspettato la sosta nazionali per fare le operazioni più importanti, perché per avere più tranquillità, per evitare di distrarre anche i giocatori nel periodo in cui c'erano tante partite ravvicinate, e poi ci saranno di nuovo, però a mercato chiuso. Io credo che comunque il Milan è secondo in classifica, nonostante tutto ciò è secondo in classifica, quindi è vero che è arrivato a essere secondo in classifica grazie a tante cose, tanti giocatori che c'erano fino adesso, e adesso potrebbero esserci un po' di meno. Tomori ha recuperato, non ancora. Il Milan con chi gioca in difesa? Milan ha Romagnoli, Gabbia e Kalulu adattato, che comunque può fare il suo, anche se nelle ultime partite ha fatto un paio di errori decisivi importanti, però puoi pensare di andare a vincere lo scudetto, perché non nascondiamoci, sebbene l'Inter sia favorita, il Milan è da inizio stagione che dice di voler fare meglio dell'anno scorso, e non poche volte si è sentita la parola scudetto. È meglio dell'anno scorso. Sei arrivato secondo scudetto. L'anno scorso, meglio dell'anno scorso vuol dire scudetto. E ci sta, è giusto, è un'ambizione che devi avere, quello di migliorarti sempre. Però allora, come fai a dire mi miglioro sempre e poi sulla carta non ti migliori? Cioè è quello che a me mi lascia un po' perplesso. Poi magari il Milan riuscirà comunque a cavarsela, Gabbia, Romagnoli, Kalulu faranno questo girone di ritorno a 200 all'ora, e alla fine scopriremo che in realtà ci hanno azzeccato la dirigenza a non investire su un difensore centrale, ma secondo me devi investire su qualche giocatore in Milan.
È vero, non ha le coppe, perché non ha le coppe. Però comunque devi avere dei difensori di livello. Non è un problema del farli riposare, è un problema di far giocare quelli che hai. Secondo me Gabbia non è un difensore da Serie A. Proprio sono sì. Cattivo probabilmente. Però ne parlavamo anche. Ah, c'è anche Fra che vuole collegarsi, mi sa. È arrivato. Eccolo là. È riuscito a ricollegarsi nel marasma del traffico dati proveniente da Milano. Al momento sono fuori dall'hotel all'esterno perché sto aspettando, lo vedo, eccolo lì in lontananza, una vecchia conoscenza, direi, di calcio club. Una vecchia conoscenza di calcio club? No, Andrea è qui. Sì. Io sono qua. No, no, forse ho capito. Andrea è presente. Arriverà tra pochissimo. Ah, io ho capito. Ce l'abbiamo qui, eccolo qua. Oh. Fabio Perfetti. Ritorno a Albertini Radio dopo essere... Eccolo esatto. Qui, l'amico buonasera. Di Andrea. Sotto minaccia. Procuratore sportivo. Buonasera a tutti. Ciao Fabio. Com'è andato questo ultimo giorno di chiusura di calciomercato? È sempre... L'ultimo giorno è sempre un po' stressante, però personalmente rispetto ad altri anni bene, perché siamo arrivati meno in confusione rispetto ad altri anni. Ecco, diciamo che se penso anche solo a quest'estate, fino all'ultimo minuto siamo stati abbastanza presi. Quest'anno con l'organizzazione, col fatto che i giocatori erano abbastanza contenti già dalle sistemazioni estive, pochi spostamenti, quindi siamo nel complesso molto soddisfatti. Andrea prima ha fatto una domanda chiedendo perché proprio ci si riduce all'ultima mezz'ora, all'ultima ora di calciomercato e le cose non vengono chiuse prima. Perché spesso è il gioco delle parti, nel senso che si punta sul fatto che il tempo stia finendo proprio per spingere magari la controparte ad accettare delle condizioni che in un momento precedente non avrebbe accettato. E questa cosa può portare risultati importanti, tante altre volte può non portarli. Abbiamo visto poco fa dentro Carnevali che ha chiuso una grande operazione e viene saltata un'altra, probabilmente anche per questi motivi. Poi c'è ognuno reagisce a modo suo, ecco, ci sono i direttori che sono contenti, cioè stanno al gioco, altri che si arrabbiano quando vedono che viene sfruttato il tempo contro di loro, e quindi insomma è il gioco delle parti. Avete domande dallo studio, ragazzi? Io sì, io volevo chiedergli, visto che so che lui, intanto salutamelo, gli faccio... Okay. In bocca al lupo, perché forse non so se sono le prime sessioni di mercato qua, che fa lo Sheraton. Chiedo no. Andrea se sono le prime sessioni allo Sheraton. Cioè le prime emozioni volevo chiedergli. Una sede abituale ormai. E quali sono le emozioni che si provano quando si conclude, diciamo, una trattativa, specialmente anche all'ultimo minuto? Liberazione. Liberazione, perché poi è chiaro che c'è l'adrenalina, c'è la preoccupazione di non fare in tempo, non per ultimo. Oggi io ho chiuso un giovane che va via dalla Pro Sesto e l'abbiamo fatta in tempo, però anche il fatto di essere all'ultimo giorno, c'è sempre la preoccupazione che un documento non parta, che qualcuno non segua le tempistiche, quindi c'è sempre preoccupazione. Quando sai che la cosa è finita, c'è un senso di liberazione e di relax, che poi alle 8:01 ti fa pensare ok, anche questo è andato, posso lasciare il telefono da qualche parte senza avere preoccupazioni. Sì, assolutamente. Io prima l'ho lasciato perché mi si era scaricato 10 minuti, ho avuto l'ansia per un bel po', perché è lo strumento di lavoro principale per noi. Anche per noi infatti. Posso fare un'altra domanda? Vai, Fabio, no, volevo sì. Chiedergli secondo lui nel principale campionato, quindi nella Serie A, chi ha fatto il miglior mercato, ma anche nella Serie B e nelle leghe minori, se c'è qualche squadra che gli è piaciuta questa sessione okay. invernale. Andrea chiede, nella Serie A, nella Serie B, anche nelle juniores, in Serie C soprattutto, chi è stata, secondo te, qual è stata la società che ha svolto una finestra di mercato perfetta, ecco, meglio rispetto ad altre? È molto, molto difficile dare una risposta, perché ci sono tantissime società, ogni società ha problematiche diverse e soprattutto tutte hanno un minimo comune denominatore, che chiaramente è la pandemia, quindi pochi soldi, tante idee, tanti scambi, è stato un mercato di tantissimi scambi, non ultimo ne abbiamo fatto anche noi uno in Serie C oggi, e quindi è difficile trovare una società che ha operato meglio. Mi è piaciuto molto la risposta che ha dato il Sassuolo, prendendo Luca Moro, che è un attaccante che in Serie C ha fatto molto 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 bene. Peccato che non siano riusciti anche a fare Luca, perché sarebbe stata una coppia d'oro, personalmente, soprattutto per chi segue
le categorie inferiori, e quindi Moro e Lucca non sono certo delle sorprese. Quindi Serie A, dico Sassuolo per questo ultimo giorno quantomeno, nelle categorie inferiori tante si sono comportate bene, anche il Parma, visto che nelle ultime ore ha fatto delle belle operazioni, il Sud Tirol in Serie C. In Serie C devo dire che si sono mossi in tante. Sono rimasto molto stupito di questa cosa, tante operazioni in Serie C dove c'erano le difficoltà maggiori e ci sono stati maggiori movimenti, quindi complimenti anche sicuramente ai direttori della terza categoria. Fabio, una domanda anch'io velocissima al volo, perché tu fai di professione il procuratore sportivo, che è un po' un sogno. Siccome ci ascoltano tanti giovani, io vorrei chiederti che consiglio dai a chi all'ascolto oggi, chi sta guardando su Twitch questa trasmissione e dice: cacchio, anch'io voglio fare quella strada. Cosa deve fare? Okay, cosa gli consigli? Dato che ci sono tantissimi ragazzi all'ascolto, che consiglio daresti a un giovane, a un ragazzo che comunque vuole intraprendere questa strada? Quali sono i consigli appunto per entrare in questo mondo? Nel senso di procuratore? Sì. Sicuramente fantasia, perché è molto difficile dare questa risposta in generale, perché non esiste una strada classica, non è come fare l'avvocato o il medico, che c'è una strada che è uguale per tutti. Molti si fermano al fatto di dire non ho contatti, ma i contatti si possono creare, quindi io ho fatto in questo modo, non per ultimo. Quindi avere la fantasia di capire come arrivare a una soluzione. Il problem solving, per quanto mi riguarda, è la skill principale, e quindi io rispondo sempre con una battuta: il modo migliore per riuscirci è non chiederselo, ma farlo direttamente. È come se ti fai questa domanda, vuol dire che hai già un primo problema. Quindi capire cosa ti serve è il primo passo per capire qual è la soluzione. Quindi sicuramente riuscire a trovare qualcuno che ti insegni il mestiere, fargli capire che vale la pena spendere del tempo e non perderlo, credo che sia già una dimostrazione di valore da parte di chi vuole iniziare questa professione, che è molto difficile, riserva tanti schiaffi ma anche delle belle soddisfazioni. Va bene, allora a Fabio auguriamo di ricevere solo tante soddisfazioni e pochissimi schiaffi, anche se a volte anche quelli aiutano. Grazie mille grazie Fabio. Ti ringraziamo tanto da qui e anche da parte dello studio. Ci vediamo magari, chi ne sa, ma a maggio ospite, la prossima sessione estiva. Anche. La prossima, tanto saremo sempre qui. È stato un piacere. Ringraziamo Fabio e vi do il collegamento, ragazzi. Sì, eccomi. Ci porti poi all'interno proprio dell'hotel, come ci avevi detto prima, per questi ultimi di fatto 9 minuti, per cui Game Over, Calcio Club, il Pertini Radio in generale entrano nello Sheraton negli ultimi 9 minuti. Io lo sto vivendo veramente, che credo che ora metto anche i secondi e negli ultimi 10 parto 10, 9 e stappiamo un bello champagne qua negli studi del Pertini Radio. Sì, tra poco rientro e bene, sarò presente, allora, diciamo, alla chiusura della porta. Ecco. Bravo, chiedici. Intanto ringraziamo Fabio. Sì, lo ringraziamo ancora. Soprattutto per la disponibilità in questa giornata molto, immagino, caotica. Siamo vissuti di più tranquilli. Grazie Fabio, buona serata. Ciao. Allora chiedici tu la linea, io intanto direi che andiamo con una piccola canzoncina che magari poi sfumiamo quando Fra ci richiama, perché è disponibile a portarci nel cuore del calciomercato nei suoi ultimi minuti.
Allora, mentre attendiamo di entrare nel cuore dello Sheraton, Andrea, una domanda fantacalcistica così al volo, e coinvolgiamo anche Fabio se riesce a seguire. Allora, tra 4 minuti chiude il calciomercato e di fatto si aprono in tutta Italia le aste di riparazione dei fantacalcisti. Io ne ho una. Domani una... Okay, esatto. Perché io faccio 4 fantacalci. Una ce l'ho sabato. Sei un drogato, sei. Sì, abbastanza. Una la farò, purtroppo salteremo la prossima giornata perché ci guardiamo il derby insieme e poi la facciamo. Quindi sabato. Una domani, una mi sembra mercoledì e un'altra o giovedì o venerdì, non mi ricordo. Quindi sì. La domanda è questa. Chi svincoli... Perché lo dai come consiglio, chi svincoleresti? E ci mettiamo dentro anche, non per forza uno svincolo, ma uno scambio. Per esempio, ho Perisic ma non Gosens, o viceversa, adesso cosa faccio? O ho Belotti, lo svincolo o no a posti mesi? Io per esempio sono in dubbio su Spinazzola, cosa faccio? Aspetto marzo, non aspetto? E chi invece consigli di prendere? Perché, ripetiamo, tra 4 minuti si chiude il calciomercato, ma si apre il fantamercato. Eh no, sì, sui giocatori da svincolare ce ne sono secondo me un paio che sono sicuramente in difficoltà, altri che stanno facendo magari meno bene di altri, penso agli attaccanti magari di squadre minori, ce ne sono alcuni che sono andati via. Chi scambiare io prenderei, io onestamente ho Vlahovic e sto cercando di darlo via, perché... Questa ho come proprio. Perché ho come l'impressione e qua allora, faccio lancio una provocazione. Se chi ha Vlahovic nel mio fantacalcio è all'ascolto, capite? Esatto. Io credo che paradossalmente Vlahovic fosse più in grado di ricevere palloni di qualità quando era alla Fiorentina rispetto che adesso che alla Juventus. Capisco che può essere una provocazione perché i giocatori di qualità ci sono anche nei bianconeri sicuramente, però andiamo a guardare nel centrocampo della Fiorentina, al centrocampo della Juventus, che alla fine è uno dei maggiori rifornitori di palloni per gli attaccanti. Onestamente non vedo tutta questa differenza. È vero che giochi comunque alla Juventus, però c'è la Champions League, capito? Sì, quindi e poi alla Fiorentina giocava libero da pressioni, secondo me, mentre invece ora sulle spalle ha 70 milioni di motivi. Ha 70 milioni e ancora più nello specifico sulle spalle gli hanno messo la 7 di Ronaldo, sì, giusto, no, per credo farlo che stare più tranquillo. Se la sia presa lui. Può darsi, ci sta. Io credo così. Giocatori da dar via. Io ho Damsgaard, ad esempio. Ce l'ho da inizio dell'anno. Anche c'è Fra in collegamento. Ah, c'è Fra in collegamento. Anche perché mi sa che manca 2 minuti. Quindi magari sì, ne continuiamo allora. Dopo. Sì. Sì, continuiamo velocemente. Dopo in chiusura, botti non ce ne sono stati. Sì. Ma Fra ci porta dentro lo Sheraton. Siamo qui. Tra 1 minuto e 20 secondi chiuderà la porta. Adesso giro la telecamera e vi mostrerò. Fra, c'è tensione. C'è il solito teatrino. Chiudo io, chiudi tu. O... Forse per questa volta non servono i carabinieri. Sarebbe molto divertente. Ecco, se si prendono a botte, staccati perché non sei assicurato, Fra. Sì, esatto, è qua. Dobbiamo stare attenti. Questa qui può essere un'esclusiva per Dini Radio. Chissà, giovane di Sesto San Giovanni. Avviamo il Twitch col botto. Mancano 43 secondi in questo momento, non si vedono corse con buste in mano in questo momento. Però chissà, magari via PEC il trasferimento di Neymar all'Inter sta per essere ufficializzato. Esatto. O guarda. Di Fabio Graziosi al Milan. Esatto, non abbiamo per parlato la sua gioia. Di questo aspetto qui. Perché abbiamo ci siamo, 20 un talento secondi, in casa. Ci daranno ufficialmente le porte. Senti come si alza il volume della sessione invernale del calciomercato. Del brusio di sottofondo. Si vedono delle facce che comunque non mi sono nuove. Sono quelle che si vedono sempre lì alla porta. La differenza è che c'ha le mascherine adesso. Fra, raccontaci come si vive, frizzante. A te la telecronaca in questi 3 secondi. 1, ecco la chiusura della porta. Fabio, metti un bel applauso di sottofondo se riesci. Fabio finisce questa puntata. Oh, eccolo qua, un bel applauso. No, quindi non c'è stato nessun tuffo dell'ultimo secondo, sai, quelli che proprio si lanciavano mentre si chiedevano le foto, tipo nei film, no, Fra? No, purtroppo no. Purtroppo qualcuno si è arrabbiato? No, anzi è andato via sereno. Un clima molto tranquillo, tutto disteso, credo che siano tutti dall'altra parte, come ho detto prima, a sbronzarsi, diciamo, gli ultimi botti, esatto. No, mi incuriosiva però la situazione di Carnevali, perché anche comunque Fabio prima in collegamento insieme a Fra l'ha confermata alla fine,
che l'umore di Carnevali non era dei migliori. Poi se effettivamente hanno chiuso per Moro, forse hanno fatto un colpo ancora migliore di quello di Luca, secondo me. Che se andiamo a vedere i numeri che ha fatto Moro in Serie C col Catania, sarà il tempo a decretarne la bontà di questa operazione, che però sulla carta sembrerebbe essere ottima. Ma volevo chiedere a Fra se ha avuto modo di magari rivedere Carnevali, se l'ha incrociato per caso e ha visto il suo Moro. Guarda qui, aspetta un secondo. Adesso ce lo fa vedere in diretta. Adesso guarda, mi faccio un selfie e spacca il telefono a Fra per l'arrabbiatura. Ah, non hai preso Luca. Hai visto? Ecco. Mi sei visto? Sì, l'ho visto dal telefono, ma l'ho visto. Ah, ok, qui abbiamo. Sì. Ma sembra tutto molto tranquillo. Non so, vuoi andare a dargli una carezza magari, non lo so, sì. No. No. È impegnato in questo momento. Vabbè, sta già programmando giugno. Esatto, per Luca probabilmente. Esatto. È sulla strada, sarà verso Firenze più o meno. Mi dissocio. Non vedevo l'ora di ridirlo prima della chiusura. Allora, chiudiamo la puntata di questa last minute, l'abbiamo chiamata, nel deadline del calciomercato. Come dicevo prima, parlando di fantacalcio, interagiamo un po' tutti. Fra, adesso sei un po' più libero magari anche tu, dal momento che è finito ufficialmente il calciomercato, ma si è aperto il fantamercato. Il fantacalciomercato. Andre ci stava dicendo della sua situazione con Damsgaard. Con Damsgaard lo vorrei tenere a questo punto, perché ho puntato fino ad adesso a lui e credo che con Giampaolo possa giocare e giocare nella sua posizione, in teoria, se Giampaolo rimarrà e se Damsgaard rientrerà. Che in realtà questa è la vera domanda. Giampaolo rimarrà fino alla fine? Bella domanda. Su giocatori su cui puntare, su cui secondo me non si è puntato finora, ti faccio solo un nome così al volo, poi magari voi ne avrete altri, che è Piccoli. Perché Piccoli è passato dall'Atalanta al Genoa e io credo che Piccoli sia un ottimo attaccante e che meriti di giocare con continuità. Ora non so se questa continuità la troverà il Genoa, che ha un parco attaccanti secondo me è abbastanza pieno, perché allora, comunque hai Destro, hai Ekuban, hai Pandev. Genoa in generale quest'anno sono il suo più grande detrattore, Genoa, perché hanno fatto letteralmente una cozzaglia di giocatori. Hanno delle individualità buone, perché hanno preso anche Amiri dal Bayer Leverkusen, che potrebbe essere molto interessante a centrocampo sia per il fantacalcio che per il Genoa stesso. Però cambiando tre allenatori all'anno, hanno una rosa di 30 persone. Hanno già visto tre allenatori e non si sa se saranno tre da qua alla fine. Io non farei affidamento su nessuno del Genoa. Però e ho Cambiaso e Criscito in tutto sì, questo. Cambiaso ce l'ho anch'io. Grande, l'ho preso grande solo colpo in tributo a Esteban. Ah, solo per perché a saperlo portava la maglia di Cambiaso. No, credo che però alla fine anche perché si tratterà di una squadra che giocherà per la salvezza, quindi il girone di ritorno lo può o va proprio, arriva ultima, oppure se è lì che se la gioca, gli attaccanti dovranno fare di tutto per segnare. Questo quindi, sì, però non lo so, chi gioca sarà sempre a livello di fantacalcio, sarà sempre veramente un cinema. Però non io solo sull'attacco, ma anche sul centrocampo. Credo che abbiano 10 nomi al centrocampo. Sì, però io credo che fra gli attaccanti Piccoli sia il più forte. È proprio un attaccante che, perché piace a me, probabilmente sono di parte, però il fantacalcio si basa su questo. Sì, e poi sai, sono quei giocatori che probabilmente sono svincolati adesso e quindi uno se lo può prendere magari come cambiando l'ultimo attaccante, se hai bisogno di uno slot da riempire. No, è una potenziale buona chiamata. Poi magari mi sbaglierò, però. Invece coinvolgo Fra, ancora in linea, sì? Allora, sono un attimo assentato perché mi ha scritto provo a strappare un saluto a Carnevali. Carnevali, proprio così. Mia, la botta finale. E allora Fabio, ti chiedo, perché vuoi svincolare Belotti? Perché l'ho pagato 131. Ah, ok. Si capisce perché sei ultimo. Però esatto, proprio perché hai fatto questo tipo di investimento. Nella tua lega si recupera tutto, metà. Metà. Se lo svincoli e rimane nel campionato, metà. Se se ne va dal campionato, la somma intera. Allora, ipotecando che ci sono tutti i tuoi amici all'ascolto e non puoi svelare le tue mosse, sì, consiglia 10 nomi ai nostri ascoltatori con cui lo vorresti sostituire. Esatto, e uno di questi 10 nomi sarà effettivamente il giocatore con allora cui mi baso oltretutto sulla lista di svincolati che c'è nella mia lega e dico Brecalo. Ma Brecalo da voi in attacco? Sì. Credo che sia attaccante. Da noi è a centrocampo. Ah, ok. Non sono sicuro, però credo No, da noi ne sono sicurissimo, perché volevo prenderlo
E niente, ce l'hanno già in due, no, a centrocampo. Da noi attaccanti. Dopodiché c'è svincolato ancora Caprari. Che bella chiamata. Bella mossa. Sì. E altri due nomi, ti dico, Destro e Pinamonti. Bello. Sono svincolati. 9-8 gol. Eh beh, sì, assolutamente. Io onestamente andrei più su Pinamonti, perché Destro magari ti fa una partita due gol, poi ti fa cinque partite. No, invece Pinamonti ha leggermente più continuità, secondo me. E di Beto dell'Udinese cosa ne pensate? Da me è quasi... Che è l'altro che sicuramente sarà svincolato in praticamente tutti. Da noi è occupato. Da noi è occupato, veramente? Sì. C'è un ragazzo che infatti con cui mi sto giocando il campionato, perché siamo tipo primo, secondo, terzo, siamo lì nei giri pochi punti, che ha Beto da inizio dell'anno e adesso in realtà sto provando a prenderglielo. Vorrei provare a offrirgli Vlahovic e un attaccante di livello basso, tipo non so, sia Ghiasi che Henry del Venezia, quindi uno di questi due qua. Lui ha Lautaro, Osimhen e Beto. Ha Lautaro e Osimhen e Beto, quindi vorrei prendere uno fra Lautaro e Osimhen, probabilmente Lautaro e magari Beto. Potrebbe essere un'idea. Così, sì. Per un attimo pensavo, valutare, come stavi dicendo, che offrivi Vlahovic e l'attaccante di basso profilo per Beto. No, Andre, no, stai no, bene. No, perché appunto va non bene, voglio, tutto, però vorrei darvi a Vlahovic per i motivi che ho detto prima, ma non voglio svenderlo, capito? E certo, è difficile, certo, trovare. E poi il problema è che io ho Zeko in questo fantasma, Vlahovic, Zeko e Simeone, quindi prendendo Lautaro e Zeko, dopo dovrei dare via uno dei due. E stavo pensando, questo lo chiedo a voi, di dare Zeko per provare a scambiarlo con un interista, che quindi probabilmente lo prenderebbe, per Scamacca. Secondo voi ci starebbe? Perché comunque i gol già segnati sono quelli. Sì, sono 9 e 9. Se hai già Lautaro, io lo farei. Perché io odio le doppie coppie. Anch'io. O meglio, non le doppie. Odio una coppia di doppi attaccanti della stessa squadra. Certo. Io, per esempio, ho Barro e Arnautovic. Finisce sempre che faccio giocare Arnautovic, e Barro non l'ho mai messo neanche quando ha fatto i 5 gol e i 5 assist, sì, del suo campionato. Tra l'altro, parlando proprio di questo, Fabio Perfetti, che era, non Fabio Graziosi, Fabio Perfetti, che era in collegamento con noi, Fabio Fantacalcio insieme a me, lui ha Vlahovic e Dybala. Quindi aveva Vlahovic alla Fiorentina, adesso se li è trovati tutti e due alla Juve, ha, e un quindi senso probabilmente avere, dovrà darne via uno. Dybala e Morata in questo momento, perché hai il secondo della Juve se dovessero giocare a tre, ma ne hai comunque un altro. Sì, sì, sì. Io alla fine, infatti, in alcuni fanta ho Correa e Sanchez, oppure Zeko e Sanchez, che appunto si possono alternare, così come possono giocare insieme, perché comunque hanno provato a giocare. La coppiata degli attaccanti dell'Inter è sempre difficile da capire. Sì, sì, sì. Sono due per quattro posti, ma non in sai mai davvero. C'è, ama mia, o faccio un Caicedo. Adesso c'è Caicedo. Ecco, io ad esempio in un Fanta ho Caicedo da settembre, preso al Genoa perché pensavo, certo, poteva far bene. Adesso me lo ritrovo all'Inter. Quindi benvenga. Tra l'altro, se non sbaglio, in un Fanta in cui ho, credo, Zeko. Quindi è buono perché c'ho la bello riserva. Che devi dire, in un Fanta in cui credo, sì, Zeko, sì, ma perché io ho due Fanta, che giocatori ha. Ho due Fanta che sono simili a coppie. Faccio quattro Fanta, due sono simili fra di loro, altri due. Ma in realtà sono più o meno quasi tutti uguali. I giocatori che mi piacciono sono quelli. Cambiano in due l'attaccante top è Vlahovic, in due l'attaccante top è Zapata. E sono affiancati da vari giocatori. Anche in uno c'ho Vlahovic e Simeone, in uno Vlahovic, Zeko e Simeone. Quindi infatti sono in alto in quasi tutti i Fanta. Io invece credo che darò il ben servito a Spinazzola, avendoci puntato un po' all'inizio, perché sì, l'ho preso a tre. Forse troppo presto all'inizio. No, ma sai, è quel colpo che poi, se fosse tornato a gennaio o febbraio come ci si aspettava, ha preso a tre, insomma, in difesa tanta roba. Però le notizie degli ultimi giorni, insomma, con non le dichiarazioni del medico della nazionale che lo mette in dubbio per i playoff, che sono, cacchio, a fine marzo. In più questo, lui sta lavorando per tornare in forma per il mondiale. Chiaro. E in ottica fantacalcio non posso aspettare se un giocatore mi torna ad aprile. È finito, no, assolutamente. C'è da capire, questo lo chiedo anche a voi, perché io la mia idea ce l'ho, il discorso di Gosens. Perché ci sono molti che magari hanno preso Gosens a settembre, con l'infortunio da recuperare, poi dopo ha avuto la ricaduta muscolare, non sapevano se darlo via o no. Adesso è passato all'Inter, cosa fai? Buco nell'acqua. È davvero, cioè, difficile. Nel senso, se non hai Perisic, secondo me è un casino, perché è chiara la mossa dell'Inter di prendere Gosens adesso, che era in scadenza nel 2023,
di bruciare la concorrenza eventuale che ci sarebbe sicuramente stata a giugno, te lo porti a casa con un buon affare, perché tanto hai ancora Perisic fino a giugno. Se poi Perisic non rinnoverà, hai già il sostituto che si è allenato con l'Inter per 5 mesi, 6 mesi, gli hai dato tutto il tempo di recuperare dall'infortunio senza patemi d'animo, e secondo me Inzaghi lo inserirà gradualmente negli schemi per averlo come titolare fisso dall'anno prossimo. Quindi adesso, in questo momento, torna da un infortunio che di fatto è durato 3-4 mesi, e quindi gradualmente lo rivedremo. Considerato che c'è anche un Perisic nella sua miglior stagione nerazzurra, secondo me credo che nelle gerarchie sia Perisic davanti e Gosens dietro, e mentre invece per l'anno prossimo, anche che Perisic dovesse restare, secondo me sarà Gosens il titolare. Sì, però con anch'io. Questi 6 mesi, scusate, di adattamento, ambientamento al mondo Inter, perché comunque, per quanto l'Atalanta si sia dimostrata ai livelli di una big, ora è arrivato in una big, in una storica, big, diciamo. E anche per sua volontà, sì. No, sì, però sì, per certo. Il fantacalcio, poi tu giustamente dici Perisic. Perisic è listato centrocampista, Gosens difensore, certo. Quindi il problema è lo stesso problema c'era prima con Di Marco, perché alla fine la fascia sinistra dell'Inter ha questo problema qua. La destra no, perché sono Dumfries e Darmian entrambi difensori, invece così a sinistra no. Ma solo l'Inter c'è questo problema, perché tipo l'Atalanta sono tutti listati come difensori, sì, sì, Mele, Zappacosta, Gosens, sì, Pezzella, sì, Tebor, tutti difensori. Siamo particolari anche in questo. Sì, è vero. C'è il collegamento con Fra? O... Per il momento, guarda, sta ha riacceso la webcam. Ora adesso lo facciamo entrare subito. Sì, perché direi di andare in chiusura, a meno che non abbiamo carnevali e rimaniamo qua fino a domani mattina, perché poi ci chiudono dentro con l'allarme. Esatto. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Probabilmente chiudono dentro pure me. Ma com'è adesso? Quindi la situazione adesso non... è tipo l'after party, sì, di una discoteca, no? Sì, esatto. Sì, esatto. Cioè, c'è lo spumante, solo questo, no? La situazione per il momento praticamente si è conclusa, anche perché l'hotel si sta quasi svuotando, e anche gli ultimi procuratori si avviano verso l'uscita. Ma sai cosa devi fare? Devi sfruttare il fatto che sono mezzi sbronzi e magari cavagli qualche nome, capito? Per qualche per retroscena. Offri da bere, ecco il trucco. Devi andare lì con uno spritz già pieno, capito? Esatto, logicamente noi okay, ci dissociamo dall'abuso di alcolici, chiaramente. Mi dissocio. Poi, non vedevo l'ora di Twitch. Va bene, dai, allora niente. Direi di ringraziare tantissimo Francesco per essere stato lì allo Sheraton, averci portato ai programmi Game Over e Calcio Club. Nel cuore del calciomercato. Fra, spero che ti sia piaciuta questa esperienza e grazie per aver dato anche a noi, sì, la possibilità di entrare. È stata la prima volta, è stato molto divertente, dai. Anche molto curioso il fatto di vedere le continue telefonate, i telefoni che non si fermavano un secondo, e appunto questo è stato, mi ha impressionato molto. Va bene, allora noi ti ringraziamo ancora anche per i contributi, le interviste che hai fatto da lì. Andre, io ringrazio anche te per essere stato ospite, ma in realtà lo sai che sei sempre il benvenuto qui, sì, ormai qui da noi per di parlare casa. Di calcio. Ringrazio soprattutto Fabio, perché probabilmente il grazie più grande oggi va al nostro Fabio, sì, Graziosi, perché stava impazzendo. Si vedevano proprio gli ingranaggi che giravano, sì, sopra tra... Super tecnico. Esatto. Muta Fra, fai partire questa camera, fai partire l'altra, fai questo, fai quello, fai quell'altro. Se gli chiedevi le cose... No, aspetta. Ormai è però abituato. Servizio di qualità. Sì, è un dovere, Servizio di assoluta grazie qualità. Grazie a voi. Se mi chiederanno di valutare il tuo tirocinio alla fine dell'anno, solo voti 10. 10. Esatto. Mi piace. 9 se mi offri uno spritz, 10. Esatto. Capito? Perché io sono una persona corrotta. Io proprio lo dico. Così e lo mi dissocio. Esatto, io mi associo perché l'ho appena detto. No, seriamente Fabio è un grande, ci tengo anche io a sottolinearlo, perché da quando siamo partiti con Twitch sta lavorando un botto, fa regia radiofonica 24 ore al giorno, cazzo. Io lo tengo qua fino alla chiusura, cioè noi scappiamo via che sta per suonare l'allarme del oggi fate quindi. Conto che il Pertini ha chiuso alle 7, sono le 8 e un quarto, ma siamo qui, esatto. Siamo riusciti a seguire Highlander. L'ultima ora del calciomercato invernale. A tutti
L'augurio di una buona settimana. Noi come sempre ci ascoltiamo e ci vediamo ora anche lunedì prossimo, ore 18 con Game Over. Mentre Andre, vuoi ricordare il tuo appuntamento? Quando sarà venerdì? Calcio Club, venerdì 18:30. Ancora chiacchierate, rincomincia la Serie A, c'è il derby prossimo weekend, quindi tanta carne al fuoco come sempre. E allora ancora prima di lunedì vi aspettiamo su Twitch e su Spreaker con il Pertini Radio. A presto, ciao!